Una stanza per chi nell'ospedale di Mestre si troverà a vivere momenti difficili è la stanza di Jacopo, aperta e messa a disposizione nella zona del pronto soccorso dell'Angelo in nome e memoria di Jacopo Corradi Tocchio, un ragazzo imperiese mancato a Londra improvvisamente per una crisi asmatica nel Natale del 2010, ad appena 20 anni. Un'oasi di accoglienza per dare sollievo alle persone che si trovano ad assistere un proprio caro in situazioni di emergenza. Il progetto della stanza di Jacopo nasce dalla volontà della famiglia e degli amici che hanno fondato un'associazione. A Mestre è arrivata la mamma, la signora Fausta, che ha ricordato come in quei momenti terribili fosse riuscita ad avere un briciolo di conforto da una stanza che l'ospedale inglese le mise a disposizione. Il pensiero è andato a qualcuno che sta ancora soffrendo, che potrebbe soffrire e che potrebbe alleviare questa sofferenza con poco. E quindi è nata, è partita questa cosa, questo progetto da dedicare in memoria di mio figlio. E di volta in volta poi c'è sempre qualcuno che insieme a lui ci accompagna in questo cammino. Il presidente della Onlus, Gabriele Lalatta Costerbosa, ha riassunto il lavoro svolto sottolineando come a Mestre la stanza di Jacopo si sia venuta ad inserire in un ospedale che mostra, anche con il suo aspetto complessivo, un grande sforzo di accoglienza e una grande attenzione verso l'utenza. Un posto dove poter stare con se stessi, lontano da tante persone che in quel momento non possono condividere il tuo dolore, la tua preoccupazione, la tua ansia, un posto dove poter sperare, dove poter piangere anche, dove poter parlare con i medici come con la dovuta privacy necessaria. È chiaro che l'ospedale serve per curare la malattia, è chiaro, per quelle persone, ma anche tutti quelli che sono accanto a chi sta male stanno altrettanto male, forse si rendono conto di situazioni che il degente in quel momento magari non vive, no? non sta vivendo. E dobbiamo pensare anche a quello, altrimenti non basta, ecco, crediamo che non basti soltanto intervenire sulla malattia, bisogna intervenire su tutto quello di brutto che la malattia porta alle persone che si ammalano e a quelli che stanno accanto a loro. La stanza di Jacopo dell'Angelo è stata dedicata a Caterina Alzetta, giovane figlia del dottor Michele Alzetta, primario del pronto soccorso di Venezia, deceduta tragicamente nel 2014.